Se costruite bene la base della conoscenza di voi stessi, quindi se è come una casa, se avete delle buone fondamenta, poi sopra potete costruire tutti i piani che volete, potete arredarli come volete. Se invece non avete chiara vuol dire incarnata dentro, cristallina, la base, rischiate spesso di non capire cosa vi succede dentro. Quindi partiamo dalla base anche cronologica. Ognuno di voi, se è nato e se adesso è in questa stanza, è stato bambino. Che cosa è successo a ognuno di noi nella nostra infanzia? Siamo nati e avevamo il bisogno di conoscere ed espanderci, e il bisogno di sicurezza. Ora, un bambino ha due caratteristiche fondamentali, queste dovete averle chiarissime. Uno, è totalmente dipendente da chi si occupa di lui. Se lasciate un bambino, un neonato solo, muore. Quindi totalmente dipendente vuol dire, lo traduco, che la sua sopravvivenza dipende da altre persone. L'altra caratteristica principale è che il bambino non ha un io sviluppato, cioè non ha un senso di identità. Nella prima fase è ancora una fase confusiva, cioè si confonde con la madre, pensa di essere tutt'uno con la madre, un neonato, dovrà costruire il suo senso di separazione dalla madre, il suo senso di identità, e ha la mente che lavora su codici dicotomici, come un computer acceso o spento. Se voi ci fate caso, un bambino se è nella rabbia, è nella rabbia, non ha vie di mezzo. 30 secondi dopo è nella gioia, è gioia totale. Quindi distingue il mondo in bisogno, mio bisogno soddisfatto, mio bisogno insoddisfatto. Non ha una funzione mentale che media, non ha assolutamente il pensiero astratto. Da bambini non pensavamo, beh, però lei ora in fondo avrà le sue ragioni, perché se mamma non mi prende adesso, forse ha una cosina da fare, ma tornerà subito e mi prenderà. Non è in grado il bambino di mediare. Addirittura un oggetto, se io vi faccio questa semplice domanda, guardate qui, pennarello, lo vedete? Ok, ora rispondete tranquillamente, non è un trucco, non c'è niente. Non c'è trucco e non c'è inganno. Dov'è il pennarello adesso? Ok, perché avete una funzione immaginativa che vi permette di completare la realtà andando avanti nel tempo e andando indietro nel tempo. È la funzione che ci distingue come esseri umani. Ok, quindi voi pur non vedendo l'oggetto completate l'immagine, cioè è come se vedete attraverso di me e sapete che ho la mano con il pennarello dietro. Il bambino non ce l'ha. Se gli presenti un oggetto e poi fai così, per lui quell'oggetto è scomparso, cade nella disperazione se quell'oggetto per lui è fondamentale. Cioè il seno buono della madre, quello che gli dà il nutrimento e che gli dà anche il calore, quindi gli dà sia nutrimento fisico, sia il nutrimento affettivo, la sicurezza, l'amore di cui ha bisogno, o c'è, quindi o è il seno tutto buono, oppure è il seno cattivo, cioè non c'è il seno che si nega, il seno che scompare. Quindi totale dipendenza è ragionamento sì no, on-off per switch, senza possibilità di mediare. Gestire la realtà con questi due strumenti non è per niente semplice. Uno, perché la totale dipendenza ti porta a non avere possibilità di abbandonare il campo, cioè qualunque cosa succeda, tu devi trovare una strategia per stare là. Perché
Mentre adesso, ieri discutevamo una relazione, ma quando andarsene, allora se me ne vado e se lui mi tratta male, però siamo esseri liberi, da adulti abbiamo una possibilità che un bambino non ha, andarcene. Senti, tu non soddisfi i miei bisogni, o tu mi tratti male, o non sento di avere l'amore che voglio, basta, me ne vado. Pensare a un bambino che se ne va di casa è impossibile, perché non può avvenire. Che vuol dire questo? Che ogni strategia, ditemi se mi seguite passo passo, ogni strategia che da bambini abbiamo trovato è legata, connessa nel nostro cervello sinapticamente alla nostra sopravvivenza. Un bambino, un neonato, che ha una madre che quando strilla, quando il bambino strilla, lo lascia, ok? E basta, non ce la faccio più, questo bambino strilla, lo lascia là. E quando il bambino invece si calma, lo prende, va bene, dai, vieni, impara per apprendimento diretto, non perché ragiona. Tutto il suo sistema nervoso si cabla su questa azione-reazione, cioè quando mostro i miei bisogni, le persone si allontanano, non mi amano, nessuno mi prende, nessuno soddisfa i miei bisogni, nessuno accorre, la fonte di sopravvivenza si allontana, rischio di vita, tutto in allerta, mostrare i bisogni uguale, tutto in allerta, ok? Possibile morte. Quando sto zitto zitto, ho fame, ho freddo, ma imparo a stare zitto, mamma viene, quindi bisogni soddisfatti, amore, sicurezza, sopravvivenza. Ditemi se ci siete. Certo. Che cosa ha preso un bambino in quel momento? E se non lo rende esplicito e non ci lavora, se lo porterà per tutta la vita, che se mostro i bisogni, mi abbandonano. Ok? E non sopravvivo, cioè è legato al senso, oddio, sento di morire. Se invece e quando invece non mostro i bisogni, gli altri si occupano di me. Ora, questa strategia, se andava bene per la mamma, se ci pensate, nel mondo è paradossale, perché io poi con gli amici, in famiglia, in coppia, imparo a non mostrare i bisogni e aspettarmi che gli altri soddisfino i miei bisogni. Questo è il tipico comportamento paradossale che quando vediamo in un adulto non ci spieghiamo. Diciamo, scusa, ma tu non parli mai, non dici mai, aiutatemi, proprio per questo dovresti aiutarmi. Tu rimani un attimo là, ma perché non lo dici? E quelle persone vi rispondono che sono incapaci di manifestare i propri bisogni. E ti dicono è carattere, è il mio carattere, sì, quello è poi sostanzialmente. Ditemi se fin qui è tutto chiaro. Ok, ora portatelo su di voi. Voi eravate questi esseri di luce che sono arrivati su questo pianeta, wow, solo scoperta e bisogno di amore, di essere amati, di scoprire, di amare. A un certo punto però vi siete scontrati con i vostri traumi o ferite infantili. E qui c'è un grosso fraintendimento, ma grandissimo. Si pensa sempre che il trauma infantile è il papà alcolizzato, la mamma abbandonica, sempre queste visioni tragiche da film, che è la televisione che rovina. Invece Lucia ieri in macchina spiegava che cos'è un trauma infantile e ha usato la terminologia precisa. Bravissima Lucia. Ha detto il bambino a un certo punto si è sentito abbandonato e quindi si ha una ferita abbandonica, una ferita d'abbandono. Si è sentito abbandonato, poco dopo la risposta di Pina, non so se proprio a quello o un altro, è stata, seguite bene che bellissimo, no, eppure i suoi genitori bravissime persone, non persone che abbandonano un bambino. Perché? Perché si pensa alla ferita abbandonica di chi ha dei genitori che lo lascia al parco, lo lasciano al parco e se ne vanno e lo abbandonano. Lo hanno lasciato Hansel e Gretel, no? Li portano in un bosco, li abbandonano e se ne vanno. Non è quello. Pensate che non basta questo, questo è un episodio. Però per capire, vi dico un episodio, un bambino che viene e alza le braccia, che vuole essere preso in braccio, la mamma che ha la spesa in mano e dice un attimo, poso le buste, gli gira le spalle e se ne va per poggiare la spesa e poi tornare,
quel bambino può sentire in quel momento un abbandono. Cioè, mamma mi ha girato le spalle. Molto forte quella comunicazione. È un esempio, non basta questo, non è questo un trauma. Però quando questo atteggiamento, questa mancanza di attenzioni anche piccole, viene reiterato per più e più volte, il bambino può sentire dentro di sé una ferita abbandonica. Come quando più volte si dice a un bambino, vabbè dai, stai zitto, tu sono cose da grandi, ma, no, ma che devi capire tu che sei piccolino? Quella è una ferita di svalutazione. Ok? Come un bambino può sentirsi indegno di amore se viene per esempio ignorato. Sentirsi con l'interpretazione di un bambino per la mente che ha, i bisogni che ha. Il problema qual è? Ecco perché dico mettiamo bene le basi. È che ognuno di noi ha dentro quella parte, quelle parti che si sono formate in quel momento e quindi risponde automaticamente a quelle parti. Vi faccio un esempio semplicissimo. In coppia, partite dalla coppia che là si scatenano tutto il nostro stile di attaccamento si scatena in coppia, ma poi potete estenderlo agli amici, a ogni relazione che avete, addirittura alla relazione intrapersonale, alla relazione con voi stessi. Coppia, quello che raccontavamo prima tranquillamente, una persona che deve fare un viaggio per lavoro, fatto neutro. Io oggi sono qua, non sono con mia moglie e con i miei figli, ok? Viaggio per lavoro, come reagirà la compagna se si parla di un uomo? Quale sarà la reazione possibile o probabile di una compagna quando lui per 2 o 3 giorni è fuori con un gruppo dove ci sono anche donne, per esempio? Gelosia. Gelosia. Dipende da che rapporto ha. Si fida. Tendenzialmente tu come staresti? Se non mi fido che mi... ci penserei che sta a fare. Dipende dalla persona. Che sta a fare, oddio. Pina? Secondo me, lo dico, quello che scatta in me, la paura che lui possa incontrare una persona più interessante, quindi dipende. Meraviglioso. Beth? Tranquilla. No. Carmen? Come lei. Può incontrare una persona più interessante. Come lei, non chiedo agli uomini. Però beh, sei una donna, stai con una donna e va a un meeting con tutti i mega manager strafighi. No, devi complicare la cosa. Un uomo lo devi stimolare di più su queste cose. Ha meno attenzione. Tranquillo, ok. Beatrice, Gelosa. Dipende come sono. Potrei essere tranquilla, come potrei... Bravissima. Dipende da che parte si attiva in te. Dario? Una parte tranquilla, una magari un po' difficile. Lui le sente tutte e due. Una parte tranquilla, l'altra che dice, stai attento. Ok. Ora, ognuno di noi dice, sto reagendo alla realtà. Ma la realtà cosiddetta di primo livello, la scuola di Palo Alto la chiama realtà di primo livello, cioè quella che con i sensi posso percepire, il fatto, il dato di realtà è lei, lui, è fuori per un viaggio di lavoro. Ok? Le reazioni diverse sono reazioni che avvengono dentro di noi, perché se si attiva la ferita abbandonica, se si attiva quel bam bam bam, mamma si è girata le spalle, oddio, se non c'è, se se ne va, se non torna, io posso iniziare, non so se vi è mai capitato, a voi no sicuramente, ma qualche amica, amico lo avete visto fare, cugini di solito, sempre agli altri capita, si può andare proprio in allerta, cioè come se davvero stesse già succedendo qualcosa, non come se c'è il sospetto. L'hai provato proprio tu, non una cugina. No. Vedi, alle volte anche noi proviamo le cose. Anche tu l'hai provato. Anche a te è successo. Anche a te. Anche a te. No, ragazzi. Mi stupite. E sapete qual è ciò su cui dobbiamo lavorare? Dobbiamo, se vogliamo,
crescere, liberarci, ecco, è un processo di liberazione interiore. Perlomeno essere consapevoli che non stiamo reagendo, come la nostra mente ci dice, alla realtà esterna, ma stiamo reagendo alla realtà interna, cioè alla nostra paura di essere abbandonati, non al fatto che lui bastardo mi sta tradendo. Differenza? Se entri in casa perché hai dimenticato le chiavi e trovi lui con la segretaria anche a letto, anche se ti dice tesoro ti posso spiegare tutto, stavamo rivedendo una pratica, puoi non crederci, in quel caso stai reagendo alla realtà di primo livello, cioè, c'è un letto, c'è una persona. Il bello è che la mente non distingue tra questi due e quando fai confusione, che fai? Scarichi la rabbia che deriva dalla tua, dal tuo film mentale sul poveraccio, sulla poveraccia che sta là, sta a lavorare. Ah, ecco, ora non mi rispondi. No, ma ero in aula, stavo facendo il corso. Sì, dicono tutti ero in aula. Ecco, arriviamo a quelle, frasi, quelle frasi che fanno un po' ridere. Io ve lo dico in modo leggero, ma rendetevi conto che viviamo in una sorta di film interno. Quello che facciamo stamattina, l'esercizio specifico che faremo, è individuare i vostri bisogni in una relazione. Ora, ieri l'avete fatto fisicamente, guardando un'altra persona, ora lo facciamo pensando a delle relazioni specifiche. E soprattutto essere consapevoli di realtà interna, realtà esterna. Perché, come dice il mio amico e collega Mario Coda, l'esempio del sole, quando come un'eclissi la realtà interna si sovrappone a quella esterna, tu non vedi più il sole, tutto buio e vedi solo questo, e ti sembra la realtà esterna. Allora, noi viviamo spesso in questa situazione, la realtà interna che mi scatta dentro, pam, si sovrappone e io vedo pericoli dove non esistono, minacce dove non esistono. Abbiamo fatto l'esempio della gelosia, perché con le donne funziona sempre immediatamente, ma potete pensare a qualunque tipo di reazione. Ci vuole una premessa, l'unica premessa per me è fondamentale. Dovete per questi due giorni mettere tra parentesi, solo per questi due giorni, poi ricominciate come siamo soliti fare, l'altro, lui, no, è lui, per questi due giorni mettete tra parentesi l'altro, come per dire l'altro è uno schermo bianco su cui io proietto la mia realtà interna. Lui che sta facendo? Lui nell'esempio, lui è partito per un viaggio di lavoro. Pensate, mettete questo tra parentesi, cioè vedete solo questo dato per ora. Quando la vostra mente vi dice, sì, per un viaggio di lavoro, ma io lo so perché lo conosco, in fondo è lui che mi fa essere gelosa, dite sì, tranquillo, accarezzate l'ego e dite ci sentiamo tra un paio di giorni, ora rimani là, hai ragione, però tranquillo. E provate a sentire i punti del corpo in cui si sono cristallizzati queste ferite, questi traumi o queste risposte emotive, più semplicemente. Cioè quando lui parte per il viaggio di lavoro, tu dici sono gelosa, che vuol dire nel corpo? Che succede? Pam, sento un fuoco qua che sale. Ok, troviamo i marker somatici delle varie reazioni, perché no, il pensiero attiva poi il corpo, è energia, e quando tu ci cadi dentro e ci sprofondi, puoi fare una sola cosa, darti ragione, cioè la tua mente funziona così. Ti dice è vero, hai visto che lui non ti merita, è uno che gli piace, ti dice che è lavoro, ma in realtà chissà dov'è, e ti racconta tutta una storia che alimenta, mantiene in piedi e alimenta quello scarico di energia. Ditemi se è chiaro. Chiarissimo? Ok,